questo nuovo video tutorial vedremo come realizzare delle graffette floreali per decorare i biglietti di auguri, magari per la festa della mamma o qualche altra ricorrenza particolare. Allora, vediamo cosa ci occorre. Innanzitutto del filato di cotone per uncinetto numero 3, un uncinetto di 3 mm, delle graffette chiaramente, dei bottoncini, un ago per cucire i bottoncini e infine una colla a caldo per poter incollare la nostra decorazione alla graffetta. Allora, per cominciare realizziamo il nostro fiore. Quindi cominciamo con il classico cerchio magico, in questo modo, e lavoriamo due catenelle nel cerchio, quindi una e due. Dopodiché lavoriamo due maglie alte nel cerchio, quindi una e due. Quindi adesso lavoriamo due catenelle, uno, due, e una maglia bassissima nel cerchio. Ed ecco il primo petalo. Poi continuiamo sempre lavorando due catenelle, uno e due, due maglie alte, una e due, due catenelle, una e due, una maglia bassissima nel cerchio, e stiamo quindi a due. Poi due catenelle, una e due, poi sempre due maglie alte, una e due, due catenelle, una e due, e una maglia bassissima nel cerchio. Poi ancora due catenelle, una e due, due maglie alte, una e due, quindi due catenelle, una, due, e una maglia bassissima. Ecco, quindi siamo a uno. Due, tre e quattro. Ultimo petalo, quindi per ottenere 5 petali. 1, 2 catenelle, 2 maglie alte, 1 e 2, e 2 catenelle, 1, 2 e una maglia bassissima. A questo punto stringiamo il nostro cerchio magico per chiudere il nostro fiore e chiudiamo il tutto con una maglia bassissima nella prima catenella, in questo modo, e otteniamo un fiorellino di questo tipo. A questo punto non ci resta che cucire il bottone al centro del fiorellino, in questo modo, e con l'aiuto della colla a caldo incollare la nostra graffettina dietro e ottenere la nostra piccola decorazione.